Bene ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi proviamo la McLaren P1 GTR per continuare la serie auto da peli sullo stomaco e questo video voglio assolutamente dedicarlo, aspetta prima che mi ammazzo, assolutamente dedicarlo a quel simpaticissimo di Michele Di Placido che mi segue da tanto ormai e che mi ha chiesto un video in cui esprimo i miei pareri su chi è il più realistico dei simulatori. Allora Mirko, non ho assolutamente dimenticato la promessa che ti ho fatto e quindi per farti aspettare, cioè nell'attesa, ti dedico un video di questa serie, nuova serie inaugurata insieme a Carlo X di auto da peli sullo stomaco. E ragazzi, perché McLaren P1 GTR auto moderna? Perché siccome l'altra volta qualcuno mi ha detto Fabri però non ti si può vedere a guidare un'auto degli anni 80 con cambio manuale senza cambiatacca e con il Ferrari F1 Add-on Wheel, allora ho detto siccome Carlo si occupa delle auto classiche io mi occupo di auto da peli sullo stomaco appunto moderne, così ci sta tutto. Quindi Mirko, ti dedico questo video perché sei simpaticissimo, mi segui da tantissimo, apprezzo tantissimo i tuoi commenti, apprezzo i commenti di tutti ovviamente, però Mirko questo video è per te e quindi questa nuovissima serie, puntata numero 2 diciamo, di auto da peli sullo stomaco, come mi consiglia peli sullo stomaco ragazzi, cioè come va via, ovviamente io tolgo tutti gli aiuti tranne l'ABS perché non è che non sono capace, però già quest'auto ha una difficoltà abbastanza elevata, estrema, è un'auto sulla quale avevo già fatto un video in cui doppiavo, cioè il video era doppiato da Jeremy Clarkson di Top Gear con il file audio originale appunto di quella puntata in cui parlavo di questa P1 GTR che vi consiglio assolutamente di andare a guardare ovviamente, ed è un'auto tecnologicamente all'avanguardia, parliamo di quella reale ovviamente, che secondo me su Project Cars 2 è riprodotta fedelmente anche in termini di comportamento e prestazioni. E intanto Andrea Balocchi mi sta chiamando in diretta ragazzi, pronto Andrea? Andrea? Oh, pronto. Ciao Andrea, ascolta, sto registrando un video, sei in diretta live? Ciao. Da peli sullo stomaco, auto da peli sullo stomaco, sto registrando auto da peli sullo stomaco, capiti a fagiolo, sì sì, perché sto dedicando il video a quel simpaticissimo Mirko Di Placido che mi segue da tantissimo. E vedete ragazzi in live anche questo, c'è il nostro carissimo amico Andrea e... fantastica, questa cosa non era assolutamente prevista ragazzi, sono cose che veramente rendono unici i nostri video, quindi sono contentissimo e sarà l'occasione quindi con Andrea di fare una caretta e magari riproporvi un video come vi è piaciuto l'altra volta. Io quindi termino qua il giro dicendovi che quest'auto è davvero spettacolare, è un mostro di potenza e spero che questa nuova serie iniziata insieme a Carlo X, come vi dicevo lui con le auto storiche, io con le auto moderne, perché sennò altrimenti Andrea Balocchi mi cazzia perché non uso il cambiatacca e con il mio Ferrari F1 Wheel Add-on come dicevamo non te se può vedere come dicono, e quindi di conseguenza mi sembra più coerente fare con delle auto moderne. Quindi ragazzi insieme ad Andrea, se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su come di consueto, se non l'avete già fatto iscrivetevi e ricordate di attivare la campanellina per essere notificati quando carico un nuovo video e niente ragazzi, lasciate un commento come al solito, io e Andrea vi diciamo ciao, alla prossima, ciao a tutti.